Il 10 gennaio 2024 è la data ufficiale della fine del tutelato. Attualmente i clienti in maggior tutela sono 9 milioni in totale, ma questo evento coinvolgerà solo la metà di loro, cioè i cosiddetti non vulnerabili. Al contrario, i vulnerabili rimarranno infatti in maggior tutela fino a data da destinarsi. L'avvicinarsi il 10 gennaio 2024 ha creato un po' di tensioni nel settore. Si è parlato tante volte di bomba sociale, di un mercato impreparato ad accogliere questa novità. Quindi la notizia di una proroga era nell'aria già da tempo. Ma adesso sembra essere una possibilità concreta. Secondo infatti quanto dichiarato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Fratin, nel nuovo decreto energia verrà ufficializzata la proroga del mercato tutelato. Di quanto? Ben 6 mesi. Quindi la data di scadenza slitterà da gennaio a luglio. La notizia ha scatenato diverse reazioni nel settore. Ad esempio, Donato Leo dell'Unione Industriali di Torino ha manifestato come tutti una certa delusione per l'ulteriore proroga, ma ha anche lanciato un'idea. A questo punto, se lasciassimo il mercato tutelato, dov'è? Sia per gli utenti vulnerabili, sia per gli utenti non vulnerabili, e lasciassimo loro la possibilità di decidere da che parte stare? Effettivamente, allo stato attuale, un passaggio obbligatorio e definitivo dal mercato tutelato al mercato libero non è fattibile in tempi rapidi. Non tanto per una questione sociale o economica, quanto per una questione organizzativa, soprattutto per un settore come quello elettrico che è molto più complesso dal punto di vista strutturale rispetto a quello del gas. A favore della nostra teoria, ecco 2 punti. 1. Le aste per decidere i fornitori luce che faranno parte del servizio a tutele graduali si terranno in autunno. 2. Non si capisce ancora il destino di tutti i dipendenti che lavorano attualmente nel mercato tutelato e che per legge dovranno essere ricollocati. È effettivamente troppo presto per saperlo. La questione delle continue proroghe del mercato tutelato ricorda infatti un po' la storia del lupo al lupo. Si finisce per non credere più a nulla, ma siamo abbastanza certi che il tutelato prima o poi finirà comunque, anche senza stabilire una data di scadenza. Nel 2019 abbiamo condotto uno studio per dimostrare appunto che tra il 2026 e il 2032 il mercato tutelato sarebbe finito naturalmente. Siamo partiti dall'analisi dei tassi di switch tra il 2008 e il 2018 e abbiamo visto come ogni anno il numero dei clienti del mercato tutelato diminuiva gradualmente. Questo trend è stato confermato ed è arrivato fino ad oggi. E tu cosa faresti? Rimarresti nel mercato tutelato o passeresti al mercato libero? Scrivicelo nei commenti. E se non sai se fai parte del mercato libero o del tutelato, puoi usare il nostro comodo tool automatico. Trovi il link nella descrizione qui sotto.